Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone e benvenuti in questo secondo episodio della mod di Napoleon Total War sulla prima guerra mondiale, che io mi sono dimenticato già come si chiama, The Great War. Ok, quello che vi stavo dicendo prima, o meglio nel video precedente, che per voi penso sia passato un giorno, per me è passato dalla mattina alla sera, prima che arrivasse a casa la suocera, era che mirerei a Belgrado, quindi per cui è la Serbia, perché? Perché innanzitutto è qui a fianco a noi. Ok. Poi andiamo direttamente in Grecia senza dover fare chissà quali manovre, ma soprattutto vediamo se c'ha un porto. Ok, che in caso fortunatamente non è. No, aspetta, non volevo fare questo, non volevo prendere queste qua. Come Pronti a virare. Alert of Fire, che in caso Cosa posso dobbiamo. fare? Questo no, è di qua. Ok, forse gli spunta fuori qui da qualche parte. No, qua siamo già in Grecia. Perfetto. E cominciamo già a preparare e ad unire anche la flotta. Qui il nostro esercito. Stiamo reclutando questi, voglio un paio di cannoni da campo, insieme con gli altri che ci porteremo dietro. Qui stiamo facendo le ricerche, fatemi fare un attimino il cap, no scusate ho sbagliato pulsante, ok perfetto, tra un turno è finito quello. Vi dicevo, allora, ci buttiamo sulla Serbia in quanto ho appena nata, come minor, vedete? Ce l'abbiamo anche ostile! Ce l'abbiamo anche ostile, ma non ce l'abbiamo in guerra. Non vedo però. Aspetta. Perché abbiamo Vittorio Emanuele III come amico di Vittorio Emanuele III? Ok. Allora, possiamo chiedergli una regione? No, non possiamo chiedergli niente. Become protectorato, provide national request. Non posso fare niente. Military access, non posso neanche dichiarargli guerra. Non capisco il perché. Magari voi lo vedete e poi mi dite, oh, che è lì, ma non lo vedo. Ok, vabbè, ce l'abbiamo ostile, per cui siamo già in guerra? Scusa un attimo, allora fammi vedere. Ok, no, cazzo, siamo già in. Allora, non siamo in guerra. Perché vedete, at war non ci siamo. Però comunque ci vede male. Meglio così. Noi allora portiamo Mi sta il spiando. nostro. La nostra spia qui. Ok. Qui abbiamo quelli e stiamo andando abbastanza bene. Qui abbiamo. Ok, allora possiamo fare la warehouse, possiamo fare la factories, che ci permette il reclutamento di determinate unità, oppure la large town. Io farei la large town qua.
ci porta un bel po' di soldi al momento. Qui abbiamo il consiglio, qui possiamo fare la factory, che ci portano comunque soldi, per cui facciamole. Ok, vediamo se non sbaglio, c'era da farle anche qui a Roma. Esatto, sì. Perfetto. E per ora passiamo il turno. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che questi video sono preregistrati, per cui appena sarà possibile recupero i vari commenti che mi lasciate, le varie idee o altro, le varie domande o altro, cercherò di recuperarle, o io o Max vi risponderemo tempo permettendo, insomma. E vi ricordo che in alcuni video, che metterò un piccolo preambolo all'inizio, potrebbero essere muti, ok, nel senso che mancherà il mio audio, ma cercherò comunque un attimino di spiegarvi cosa sto facendo. Allora, Perugia mi è andata qua sul nazionalismo, che mi va bene. Vediamo i war bonds cosa mi danno. Più due bonus to global tax income. Non sarebbero male. Andiamo sul nazionalismo perché mi piace molto di più. E poi, se riusciamo a prendere tranquillamente Belgrado. Ok, Sì, signore. intanto uniamo le flotte. Subito. Se prendiamo Belgrado, che sicuramente avrà un istituto da qualche parte, ok, distruggiamo la cosa, facciamo un terzo istituto, così ne abbiamo uno per zona. La ricerca l'abbiamo fatta, qua hanno gli unit recruitment. Abbiamo finito un bel po' di costruzioni, che mi va molto molto bene, perché vuol dire che comunque aumentiamo anche i soldini. Allora, l'esercito qui non è ancora al top. Io comunque voglio portare il mio buon Luigi Cadorna, lo voglio portare su, e prendiamo i field guns, i bersaglieri, i granatieri di Sardegna e i dragoni, e li porto su anche questi. Li unisco tutti quanti assieme qua, in modo da preparare l'esercito da imbarcare e scaricare qua. E il problema è che a livello diplomatico io non riesco a dichiarargli guerra. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, comunque salveremo. Qua nel frattempo, visto che abbiamo i soldi, facciamo l'upgrade anche di questo porto. A Napoli facciamo questa infrastruttura, che comunque vi ricordo ci portano soldi. Palermo abbiamo solo questa da poter fare, e il campo d'aviazione appena possibile. Qua possiamo farla un consiglio cittadino. Qui non possiamo fare nulla. Quindi stiamo già facendo. Qui potremmo fare uno di questi. Allora, il teatro ci porta più una cultura Epinex per tutte le classi. Questo ci porta soldi. E questo facciamo il teatro. E ci va bene per tutto. Ci avanzano ancora soldini. Ah, ok, recruitment. Vai, un altro cannone, via. E passiamo il turno. Ok. Nelle ombre. Nelle ombre. Quello comunque allora deve essere una. Sono le vecchie spie. Per cui gli aerei li vediamo solo in quella maniera lì. Peccato che non permettano l'attraversamento dell'oceano, però se sentite in sottofondo, praticamente l'unità sta camminando. Per cui ci sta. Dai, che forse in sto episodio riusciamo a fare una battaglia. Allora, Britain declare North Sea Military. Cazzo! Allora, la Gran Bretagna dichiara che il mare del Nord è un'area militare. Ok.
Reclutamento. Abbiamo fatto un altro cargo e un altro transport ship. Allora, il transport ship so che è lì. Il cargo è qua. Cargo. Cazzo, abbiamo due cargo. Allora, uno lo mandiamo qua. In Anatolia. E l'altro lo mandiamo qua, in Nord Africa. Vedete, qua ci dà legname. Qua ci dà rame. Qui ci dà ancora rame. Qui ci dà coal. E qua ci dà ancora rame. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Qua ci dà grano. Cotone. Legname. Olio. Allora, visto che qua c'è il copper. E qua abbiamo già il copper. Io, ragazzi, con tutto rispetto, vado sull'olio. Perché mettete che non ci serva fisicamente. Però mettete che ci serva fisicamente. Qua cosa ci danno? Qua ci danno altro copper. Qua ci danno coal. Qui ci danno il copper, questo ci dà 10 di copper, questo ci dà lumber e questo ci dà grano. Questo lo mandiamo qua. Dio vi benedica. Questo ci va qua sul lumber, no. Lo mandiamo qua sul cotone. Top, perfetto. Devo aver sistemato un po' tutto. Rispostandoli perché giustamente non ho visto che c'erano diverse cose. Allora, vediamo un po'. Raid. Eccolo qua, vedete? L'olio ci dà 52. Mediterraneo abbiamo copper e coal. Dobbiamo cambiare in modo da avere un po' tutti. Soprattutto perché magari poi ci può, giustamente, come vi dicevo, servire a noi. Abbiamo un po' di soldi da spendere, ragazzi. E... bersaglieri, direi. Infrastrutture qui non le posso fare. Costruzioni siamo già al massimo, non posso fare questo. Allora, in questa città potrei fare una factory. Un warehouse. Sarà solo nella regione. Nella regione no, facciamo soldi. Va benissimo questo. Questi si stanno sviluppando. Questo non si può ancora sviluppare, però comunque ci ha sbloccato la possibilità di intraprendere altre rotte commerciali, ma loro purtroppo sono ancora al massimo. Allora, cazzo, come alleati c'ha la Romania, che la Romania è alleata della Serbia. Vedete, Romania... potremmo, dichiarando guerra alla Serbia, prenderci anche poi la Romania. Potrebbe non essere malvagia la cosa. Ricordatevi sempre, prima di dichiarare una guerra, controllare tutto il possibile. Io non posso riaddestrarli. Non c'era riaddestramento, no? Ok, vabbè, niente, peccato. Ok, qua mi porto sulle truppe. Qua la nostra spia si sta muovendo. Siamo andati in Croazia. Vediamo se se ne rendono conto, se ci danno lo sconfinamento, ma non penso. Perché altro che dobbiamo cominciare a controllare la zona che vogliamo invadere per capire che forza ha.
Vediamo, vediamo, aspettiamo, aspettiamo. Ottimo, abbiamo un ricercatore. Abbiamo un ricercatore, ragazzi, che ci dà più uno ricerca, meno uno ricerca, più tre compagni movimento. Vabbè, praticamente un grossi bonus non ce li dà. Ah, un luogo di studio e cultura. Magari ci prende dei bonus e a noi fa solo che comodo. Field Guns Old Venezia, ok. Abbiamo finito il dockyard a Genova, il teatro a Venezia e il dockyard a Chioggia. Molto 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 bene, bene. Ottimo. Allora, dal dockyard possiamo reclutare la Francesco Caracciolo Class Super Dreadnought Battleship. Ok. Come potete vedere, il firepower è uguale a tutti, cambia la resistenza dello scafo e la velocità. Cioè, considerate che due di queste ci hanno fatto fuori tutti i soldi che avevamo da parte. E le prendo volentieri e le metto da parte perché? Perché ci serviranno. Sono grandi, sono grosse e Uomini, sicuramente ci servono. avanti! Allora, qui nel frattempo. In marcia, avanti! Da sinistra, in marcia! Perfetto, come potete vedere il benessere non è sceso. Scusate, l'ordine pubblico non è sceso. Soldi ovviamente non ne abbiamo più, per cui al momento ci fermiamo, ma abbiamo Transport Ship Dante Alighieri e la Lombardia. Noi prendiamo la Dante Pronti Alighieri. a avviare. Servono altre indicazioni? Esatto, vedete? Click to Sì. embark, li possiamo caricare su e poi in teoria li possiamo portare a Belgrado. Ora clicchiamo. Sarebbe. Vedete, qua c'è una cittadina che è una cittadina commerciale. E in teoria c'è solo Belgrado da conquistare. Nessuno sospetterà. E sono abbastanza grossi come Questo equipaggiamento. dovrà essere. Allora, Infiltrate Investigazione in Airspace. corso. Ok, abbiamo finito le missioni. Siamo infiltrati dentro. Ok, hanno dei light howitzer che hanno come range 800, tantissima cavalleria, 3 unità di Iron Regiment e battaglioni d'elite e una di Bunny Infantry. Ok, le infrastrutture sono a livello 1. Stanno reclutando un'unità di fanteria, due di cavalleria e una di artiglieria. E al momento basta. Direi che non hanno porti comunque. Mi pare strano che non abbiano porti. Forse qui? No. Vabbè. Dobbiamo accelerare allora l'attacco, ragazzi. Dobbiamo accelerare l'attacco. Sia fatta la volontà di Dio. Mi servono più cannoni, mio signore. Due turni vengono fuori, ok. I cazzaroli non ho. Francesi? Sono francesi di merda. Non posso andare oltre. Devo fermarmi un poco. Sono francesi di merda qua. Perché mi ricordo che in Empire preparavo due eserciti, li facevo scendere in Francia e la conquistavo subito. Ed era solo sicuramente artiglieria, artiglieria e artiglieria. No, dai. Avevo 5 unità d'artiglieria.
Ok, benissimo. Allora, abbiamo fatto questo. Guardiamo un attimo la situazione. Questa è francese. E questo è copper. Ok. Tu stai Si è fatta la andando volontà di Dio. qua Sì, sul cotone. come posso Ok. servirvi? Devo riposare. Tu stai andando sull'olio. Ok. Servo del Signore. E tu in teoria dovresti andare qua sul... Fammi sul cotone. Non posso andare oltre. Ok. Possiamo fare l'upgrade delle baracche. Cominciamo. Cominciamo l'upgrade delle barracks. Abbiamo ancora soldi, sì. Qui l'abbiamo già fatta, infatti ci serve la dottrina delle trincee. Ok, facciamola anche qua. Ora, se tu mi Signore, entri qui, ok, e io a te dopo... E immediatamente. io a te nave... Che cosa desiderate? Hanno giustamente appena entrati, non ti posso spostare. Chiedo licenza. Chiedo licenza. Ok, ti muovi qua e poi li carichiamo direttamente da lì. Qui l'impero austro-ungarico però sta producendo navi a manetta. Scusa un attimo. Impero austro-ungarico. Amichevole, amichevole. Gli unici che abbiamo contro sono la Germania. Cioè, contro, sono indifferenti. Ok. Abbiamo tutti accordi commerciali tranne che con loro, mi va benissimo. Qui invece la Svizzera, la Grecia, indifferente, differente, la Serbia c'è ostile proprio. E probabilmente tireremo dentro anche la Romania. Intanto... Qui hanno due eserciti full. E mi devo preparare per bene. Quanto siamo? 22 minuti. Mi sa, ragazzi, che finisco di preparare per la battaglia. E poi facciamo l'attacco verso... Ah, Serbia o Bulgaria? Non mi ricordo mai. Qua Max mi tirerebbe le orecchie. E dovevi farla storica? No. Anche perché è un total war, non le puoi fare storiche. Cioè sì, ma allora, marxismo, socialismo, anche no. Cos'è questo? A Christmas Truce. Ah, ok, la pausa di Natale. Non la pausa, scusate, l'armistizio di Natale. Ok, abbiamo fatto i due cannoni. Ok, ci hanno fatto anche questo. Armi. Ok. Sì. Subito. Ascolta, muoviti lì che facciamo prima. Ho missionario in missione. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slot abbiamo ancora. 1, 2, 3, 4, 5. Recruitment 6 e 7. Perfetto. Anche perché purtroppo non ci stanno finendo le cose abbastanza velocemente, po non possiamo pompare l'infrastruttura. Tecnologia. Allora, io sinceramente il marxismo, socialismo, riforma non la voglio. Però aspetta, una volta ricercata, comunque ci dà un bonus di più 2 al proletariato e più 1,5 al costo amministrativo. Che schifo non fa. Self-determination. Ok. Woman in the workplace. Ok. Cazzo. Mass propaganda. Press censorship.
Ok. Cos'è questo? Diesel engines. Industrial sawmill. Extensive iron mining operation. Quadruple track extensive. Figa, dobbiamo cominciare questa ricerca qua. Allora, facciamo così. Cominciamo questa. Anzi, no. Cominciamo l'olio. A potenza. E a Perugia. A Perugia. Machine Gun Corps. Facciamo i mortai leggeri. Andiamo avanti. 5.000 ori. Non possiamo spenderli da nessuna parte. Esatto, qua serve livello 2 della ricerca. Ok. 5.000 dindini li spendiamo nel buon arsenale di Venezia. Riga, 7 turni, 16 turni? Scusa, qua cosa sto? Francesco Caraccio? Ah, 16 turni perché vanno allo step successivo. Giusto, giusto. Vabbè. What? Vabbè, ragazzi, mettiamolo dentro che comunque ci serve. Poi recruitment, aspettiamo che ci finiscano la small barracks in modo da poter reclutare altre cose. Ah no, possiamo entrare anche noi perché comunque non siamo in guerra con loro, per cui possiamo metterci a commerciare anche a quei punti lì. Non è da un po' che non gioco all'Empire barra Napoleon, per cui non me lo ricordo. So che se poi entriamo in guerra sono cazzi, quello sì, perché dobbiamo andare a difendere i punti marittimi. E bisogna vedere anche le alleanze, perché potremmo dichiarare guerra alla Germania e tutti sono contro la Germania. Ah no, vedi? Dio vi benedica. Non possiamo andare qua. Copper, British Rye. Vediamo qua. Che altro posso no. Fare? Senza meno. Non posso andare oltre. Maledizione. Luigi Dari è morto. Ok. Perfetto. Abbiamo finito le costruzioni, purtroppo. Infatti mi sembrava strano che potessimo farlo. Come desiderate. Commissionario in missione. Ok, perfetto. Quanto manca ancora? Che cosa desiderate? Di esercito. Due slot. Armi. Dove stanno le armi? Via. Senza alcun indugio. Subito. Vai, muovetevi qua. Che cosa desiderate? E il prossimo turno si attacca. Belgrado intanto sta facendo l'artiglieria. L'armata è ancora quella. Soldi ne abbiamo a palate. Reclutamento aspettiamo. Qui possiamo fare. Ok. Anche qua facciamo l'upgrade, qui dobbiamo aspettare la propaganda delle masse. Un turno qua avrà finito, qui avrà finito, qui avrà finito. Ok, qui l'aeroporto non possiamo ancora farlo. Oh, perfetto, ok, passiamo il turno. Niente, i francesi ci hanno fregato. È che non posso neanche smobilitare troppi confini perché sono a rischio che l'Austria mi attacchi. Queste sono fortificate.
non ho visto nella code di costruzioni le fortificazioni, per cui non so se esistono. Safe path found. Ok. Qua uno si è preso ministro. Napoli e Venezia ci hanno finito. Le arti di fa... Oh, aspetta, cos'è tutta questa roba qua allora? Manufacture. Ok, ci dà dei bonus. Chemical Weapon Laboratory. Mustard Gas. Madonna, il proiettili al gas alla mostarda. Railway Gun. Qua dobbiamo studiarci al bene quale delle tre scegliere. Allora, questo lo portiamo qua, ragazzi. All'istante. Questo lo mettiamo qua e il nostro esercito è pronto. Ok, vedete, posso sbarcarli qua e poi posso farli dichiarare guerra. Perfetto, ottimo. E naval recruitment, mettiamone un altro. E in teoria ancora un turno e aspettiamo per reclutare. Cominciamo a reclutare qui. E qua abbiamo la mobile militia. Cavallerizzi, qua abbiamo King's Guard. Allora, prendiamo la infantry all intanto. E no, questo non lo voglio. Dei field guns. Ok, perfetto. Mi va bene così. Che così cominciamo a rafforzare il territorio su. Ricontrolliamo le alleanze. Ok, sono, hanno tanti partner commerciali, ma le alleanze restano sempre tra loro due. Devo capire come sistemare adesso sta cosa qua. Qua io non ci posso andare, lì non ci posso andare. Fatemi vedere qua su, ma come minimo non ci potrò andare. Esatto. Allora, riportiamoli indietro. Lì è occupato. Devo fermarmi un po'. E qua è occupato. Servo del Signore. Qua c'è una flotta francese. Questo lo mandiamo qua in Anatolia. Però in teoria, se io rafforzo il quantitativo di unità, tipo qui no, qui no. Ma qui sì, posso comunque aumentare. Ok, perfetto. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, ma nel frattempo fa il cambio turno. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ovviamente suggerimenti, consigli o altro sono ben accetti, anche domande, qualsiasi cosa abbiate da chiedere, scusate. Guardate pazienza, ma da un po' che non faccio video, per cui mi sono un po' anche dimenticato come si fa. E niente, dal Tarfone è tutto, un salutone, alla prossima. Ciao ragazzi!